Salve ragazzi, è Gabri Costa che vi parla. Vi ricordate l'altra volta in Metal Gear Solid 4 vi avevo spiegato le armi e vi ho fatto la spiegazione di tutte le pistole? Mentre oggi vi facciamo conoscere un sacco di mitra che resterete a bocca aperta e resterete sbalorditi, ma se state concentrati e zitti ve li dico tutti una alla volta di questi mitra. Cominciamo dal primo mitra che mi garba da morire ed è il migliore in assoluto, il P90. Voi dovete sapere che il P90 è una piccola arma da autodifesa sviluppata per fornire una potenza di fuoco pari a quella dei fucili a equipaggi sui veicoli. Attualmente viene impiegata come arma offensiva a corta gittata da molte forze di polizia e unità di forze speciali dell'esercito e il caricatore di plastica contiene ben 50 colpi ed è anche un'arma maneggevole e dal basso rinculo. Se trovate un silenziatore per il P90 potete montare anche quello. Ok, passiamo al prossimo mitra, l'M10. Voi dovete sapere che l'M10 è un modello di mitra sviluppato negli anni 60 per l'impiego nelle operazioni segrete e ha le potenti munizioni calibro 45. Ha la velocità di tiro di più di 1000 colpi al minuto, come il FAMAS, e contiene 30 colpi. Pesa poco l'M10. Pesa solo 3 kg. Bene. Ora che vi abbiamo detto il P90 e l'M10, passiamo al terzo mitra, l'MP7. L'MP7 è un mitra leggero sviluppato sulla base del P90. Usa nuove munizioni, è molto bello. Pesa poco, pesa solo 1 kg. Il telaio è molto compatto. Poi c'ha il rinculo basso e migliora il controllo in modalità automatica. Contiene 20 colpi. E c'ha il basso rinculo di quest'arma, aiuta a sparare con grande precisione. P90, M10, MP7. Ora passiamo al prossimo mitra, VZ83. Piccolo mitra sviluppato come arma da autodifesa in Cecoslovacchia durante la Guerra Fredda. Nel telaio è installato un riduttore che abbassa la velocità di tiro, nonostante il peso ridotto dell'otturatore. Questa versione usa i colpi Makarov da 9 mm e contiene 20 colpi. Il mirino laser permette di prendere la mira con estrema facilità. Capite ragazzi? Con questo VZ83 potete prendere la mira, come avete fatto la SOCOM per gli scontri al buio. Ecco il prossimo mitra, Bizon. Il Bizon è un nuovo mitra di fabbricazione russa che si distingue per il caricatore elicoidale di elevata capacità ed è sviluppato in base alle specifiche fornite dal Ministero degli Interni sovietico. Il diffusissimo AK. C'ha il potere d'arresto di quest'arma, che è ridotto. Bello il Bizon, mi piace. Ora c'è un altro mitra da farvi vedere. MP5SD2. Vi dico com'è. È uno dei migliori mitra del mondo, come il P90. È utilizzato dalle forze militari e di polizia del pianeta. E questa variante con silenziatore incorporato e silenzioso ha un basso rinculo, sparando da un otturatore chiuso. Contiene 30 colpi. È un'arma silenziosa, capace di indirizzare una gran quantità di colpi in un'area ristretta. Ragazzi, ricordatevi che l'MP5SD2 è uno dei migliori mitra del mondo e ce l'ha già il silenziatore montato. Bene, adesso per concludere vi diciamo l'ultimo mitra. È il Patriot. Vi dico com'è il Patriot.
È un mini fucile, arma principale usata da The Boss contro Snake, quando quest'ultimo aveva l'incarico di ucciderla dopo la sua definizione nell'Unione Sovietica nel 1964. Il Patriot ha una forma strana ed è simile a un M16 accorciato, che ne sbilancia le presentazioni. Visto da davanti, il caricatore assume la forma del simbolo dell'infinito. Non deve essere ricaricato durante i combattimenti. Capite, ragazzi? Durante i combattimenti non dovete ricaricarlo. Siccome il Patriot è un mini fucile, pesa poco, pesa solo un chilo. Ok, con la spiegazione dei mitra abbiamo finito. Vi abbiamo detto il P90, l'M10, MP7, VZ83, Bison, MP5SD2 e Patriot. Ora vi saluto, ma ricordatevi che nella prossima video recensione alla spiegazione delle armi di Metal Gear Solid 4 vi spiegheremo come sono fatti i fucili. A presto!